Amici di MotoAventura, eccoci qua con un nuovo video. Oggi voglio presentarvi il sistema per poter mettere delle borse, valigie supplementari sulle valigie vario BMW. È successo più volte che c'è dovuta la necessità di avere più bagaglio perché i giorni erano più lunghi del solito ed è sempre un problema aggiungere della roba da portarsi dietro. La BMW fa le valigie vario o le valigie quelle in alluminio. Per chi ha le valigie quelle in alluminio questo problema non esiste. Per chi ha le valigie vario come il sottoscritto purtroppo occorre mettere delle staffe. Allora, per mettere delle staffe ci sono dei modelli che vengono venduti, si trovano su internet, sono delle staffe in lamiera stampata che coprono perfettamente bene il profilo della valigia vario. Tramite questi occhielli che cerco di farvi vedere vicino, qui si possono ancorare delle corde o degli elastici con anelli o proprio delle funi con dei tiranti per poter mettere il supplemento sopra le valigie. Ma adesso andiamo a vedere come si fa. Ecco, questa è la valigia vario. Questa è la parte di dietro, come potete vedere ci sono delle viti che servono per tenere tutto assemblato. I profili che devono essere montati, naturalmente abbiamo il profilo sia per la valigia di sinistra e sia per la valigia di destra. Che cos'è che cambia? Naturalmente è il taglio che noi abbiamo qua che serve per poter lasciare poi libero questa parte che ci occorre per poterla eventualmente poi sganciare dalla moto. Quali sono i materiali occorrenti per poterla montare? Beh, allora non è che ci vuole molta, molta attrezzatura. Ci va una chiave fissa da 8 mm, una chiavetta semplice che abbiamo tutti in casa. E quella un pochettino più complessa sono le chiavi Torx, perché queste viti che noi vediamo qui hanno l'inserto per chiavi Torx. Si trovano in qualsiasi tipo di ferramenta e esistono naturalmente dei blocchi che hanno una serie di queste chiavi. Dunque, adesso incominciamo a posizionare la nostra staffa, il nostro supporto sulla valigia e vediamo che andiamo a individuare dei fori che sono in corrispondenza a queste tre viti che sarebbero poi quelle da prima di svitare le viti, posizionare questa staffa. Io già precedentemente l'ho già fatto. Viene dato insieme un kit di gommini da incollare qui sopra. Questi gommini naturalmente servono per poter fissare la piastra al suo alloggiamento in modo tale che non righi la valigia stessa. I gommini sono di materiale autoadesivo, per cui basta togliere la protezione e si incollano automaticamente qui sopra. Le misure sono 3, 2 più piccole e una più. Assieme al kit viene dato anche un sacchetto con delle viti appropriate per poterle, perché queste viti qua vanno poi tolte e vanno sostituite con delle viti che sono qui dentro e anche delle staffe. Incominciamo a vedere come si inizia l'assemblaggio. Come vi dicevo, vi sono delle viti 2, 4, 6 viti lunghe, 2 viti medie, 4 viti corte con i relativi dadi. Poi abbiamo una serie di rondelle in plastica, leggermente più grandi e leggermente più piccole. Questo è il materiale necessario che serve per fare l'assemblaggio. Ok, ora incominciamo. Abbiamo queste due staffette, una è qua e l'altra è qua, che servono rispettivamente per la destra e per la sinistra. Ne prendiamo una e cominciamo. Vedete che qua ci sono due asole un po' più lunghe e un'asola un po' solo esclusivamente un'asola da una parte. Utilizziamo queste qua un po' più lunghe e andiamo a fissarla
come potete vedere, in questa maniera qua. Ecco, vedete? Ecco. Bene, allora cominciamo a prendere una, due viti, quelle più piccole, due dadi e due rondelle, due più due, perché vanno davanti e dietro. Procediamo. Prendiamo la nostra chiave Torx. Mi raccomando, non va chiuso forte, bisogna lasciarlo che si possa muovere. Allora, in questo, che è quello più, più in alto, abbiamo una vite che è più corta rispetto all'altra, che è la vite media. Vedete, questa è più lunga e questa è più corta. Dobbiamo prendere quella media, ci mettiamo la nostra rondella, ci prendiamo la nostra rondella di plastica, inseriamo e mettiamo solo esclusivamente questa. Le altre due vanno quelle lunghe da 60 mm, questa è quella da 40, queste sono quelle da 60 mm. La sua rondella in ferro, la sua rondella in plastica e andiamo a inserirle. Allora, le viti da togliere sono 1, 2 e 3 e 4. Cominciamo a togliere via queste due. Chiave. Andiamo a chiudere questa parte. Qua, questa che abbiamo messo la staffa, che abbiamo detto non chiudiamola troppo forte, serve proprio per poterla accompagnare nel miglior modo possibile, che non sia, la si va poi a chiudere poi momentaneamente dopo, che sia proprio morbida morbida. Accompagniamole tutte assieme, le viti, mi raccomando, non chiudere prima una e poi serrare subito l'altra, le chiudiamo un po' a incrocio, La nostra staffa è stata montata sopra, come potete vedere noi possiamo benissimo agire, prenderla per il manico, non abbiamo nessun vincolo per quanto riguarda le aperture per poterla mettere, possiamo aprirla normalmente, vedete, si apre così e possiamo anche agire sul vario per farla venire fuori, per cui non va neanche a grattare da nessuna parte. La stessa identica procedura si fa con l'altra valigia nella stessa identica maniera, ripetendo uguale passo per passo, togliendo via le viti, naturalmente avere l'accortezza di scegliere la posizione destra e posizione sinistra della nostra valigia. Bene, a questo punto non mi resta che augurarvi un buon viaggio, essere sempre prudenti. Le nostre valigie, abbiamo messo il supporto per poter mettere un bagaglio supplementare, non avremo più problemi di spazio, perché è sempre un grosso problema quando si va in giro e poi se non sono ben legate, ragazzi, se si perde la roba per strada, oltre il danno di aver perso dei prodotti, degli oggetti che possono essere importanti per il nostro viaggio, richiamo anche un grosso danno alle persone che ci seguono. Piacevole vedere un oggetto che cade mentre stiamo viaggiando per strada. Per cui, come sempre, tutte le raccomandazioni, mi raccomando, sempre luci accese, casco in testa, sempre, e
prudenza. Ciao!